Questo programma è offerto da Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Così ti impari Oxitamba. Così ti impari Oxitamba. Come disse un vecchio saggio di Atene, così ti impari. Ma dai, ma dai, Socrate lo disse. Così ti impari Oxitamba. Così ti impari. Quante cose scopriremo insieme su Telepari. Veramente, sciacchio. Se Pirandello fosse nato in via Manzoni, se i meteoriti fossero piccoli chiangoni, così ti impari su Telepari. Se Ulisse avesse fatto tappa pure in Puglia e avesse fatto innamorare una di Genie, così ti impari su Radio Pari, in TV, in radio e sui social. Oxitamba e Giuelchio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Prendiamo posto, ragazzi. Prendiamo posto, discoloni. Per essere gentili oggi, va? Mi raccomando, mercoledì 15 novembre, 32esima puntata di Così ti impari. Benvenuti, benvenuti. Allora, questo programma innanzitutto ricordiamo, ringraziamo i nostri sponsor, è offerto dai supermercati Doc e Famila. È una classe virtuale, lo ripeto tutti i giorni ma non basta, una classe virtuale dove facciamo cultura in modo nostrano, in salsa pugliese, in salsa lucana. Insomma, voi potete intervenire per alzata di mano perché io vi vedo. È una classe quindi interattiva, non iperattiva. Innanzitutto facciamo l'appello. De Sandi è assente. Terlizzese c'è? Ciao Terlizzese. La Vopa, lo Russo e Gino Latilla, sì, sempre in fondo al banco, ma cioè, che venite, ma che frequentate a fare, che state sempre in fondo e non parlate mai. Socratino, la piccola Chiara, Gonnella, ciao Gonnella, bonjour Gonnella. Federico Semplice, Maggi, Chicco, ok, ci sono tutti. Non c'è Gentile, va bene. Allora, allo 080 501 46 68 potete chiamare e allo 080 501 99 98 mandare dei messaggi vocali. Ieri abbiamo parlato di Leonardo e continuiamo il nostro, diciamo, cammino rinascimentale, così, giusto un assaggio rinascimentale, perché sennò si potrebbe fare una stagione intera sul Rinascimento, con Michelangelo. Boh, bel guagnon, cioè bel guagnon è una parola grossa, diciamo, mentre Leonardo da Vinci poteva dire cus, boh. Allora, Cicusi e Belguagnon, io posso andare veramente a fare Mister Universo. Ed è tutto dire. Allora, è l'uomo che sfidò, l'uomo che aveva un caratteraccio, l'uomo che sfidò Papa Giulio II, anche lui caratteraccio, un rapporto di odio-amore. Infatti, nella sua vita privata è pieno di questi rapporti litigiosi, ricordiamo quello memorabile con Leonardo, che lui vedeva come un vecchio artista che però sotto sotto ammirava, però gli doveva dar fastidio perché era carattere, perché sapete Michelangelo com'era? Era un picco un bocciuso. Si dice dalle vostre parti un bocciuso? Bene, se dalle vostre parti si dice un bocciuso oppure qualche altro sinonimo o modo di dire, chiamate allo 080 501 46 68 o 080 501 99 98 per un messaggio vocale. Vogliamo sapere, un bocciuso, e poi visto che faceva lo scultore e Leonardo ce l'aveva con gli scultori, perché diceva che rispetto alla pittura, anche se anche lui ha fatto delle cose, ma non era il massimo della sua rappresentatività, Michelangelo invece, sia pittore che scultore, ha fatto delle cose magnifiche, però si sporcavano gli scultori, capito? La Mestre Chierca si sporcavano, sembravano dei muratori all'occhio di Leonardo e quindi li considerava un po' sporcacci. Zavus. Allora, ecco, le due parole di oggi sono Bocciuse e Zavus. Sì, i mezzotono, gli amici miei, saluto i mezzotono, grande pugliesi per eccellenza, che mostrano e mettono in mostra la loro arte musicale in tutto il mondo. Michelangelo Buonarroti, c'è una musica tipo Quark? Alzamela un po' la musica, sì. Michelangelo Buonarroti, nato a Caprese. Non facciamo battute, Gonnella. Gonè, dove si trova Caprese?
dove si trova Caprese? Chiami in datmo, eh? Già lo sappiamo, Non ti sento, fortunatamente. Vicino Gioia del Colle. Vicino Gioia del Colle, ci sono mozzare. Vatti, no, ma mozzare le pomodoro oppure la torta al cioccolato. A proposito, mi devo ricordare che devo comprare, mia moglie me l'ha detto, il pomodoro, mozzarella. Insomma, mi devo ricordare. Grazie Michelangelo che sei andato a Caprese, in provincia di Arezzo, 1475. Michelangelo è poi morto a Roma nel 1564. È stato, come vi ho già detto, scultore, pittore, architetto, poeta anche. Poeta ed era nato da un padre discendente da una famiglia fiorentina di tradizione guelfa. Ricordate i guelfi? I guelfi e i ghibellini? I guelfi erano quelli che erano più vicini al Papa. Ghibellini, quelli vicini più all'idea dei nobili dell'impero. La madre è morta quando Michelangelo aveva appena 6 anni. Vabbè, succede. Nell'aprile del 1488 è entrato come apprendista nella bottega dei pittori David e Domenico Ghirlandaio. Ma soprattutto la cosa che vi voglio ricordare, che mi fai vedere la foto di Michelangelo? No, guardate la foto di Michelangelo. Che cos'ha che non va? Un astrociuto, si dice in Val d'Aosta. Il naso storciuto, perché ebbe un pugno da un altro scultore, Pietro Torrigiano. E quindi questo gli compromise appunto il setto nasale e quindi tutto il tempo Michelangelo, ecco perché forse era pieno d'astio, ecco perché era un bocciù, voi vedete a voi, che io a buona buona io non vedo un pugno, però era un bocciù, Michelangelo, le cose bisogna stare tranquillo, quando sei artista, devi stare tranquillo, pur quando sei bravo, sta tranquillo, che nessuno ti dà, come gliel'ha dato secondo te, alla Mersa, Gonnella, come gliel'ho detto a Michelangelo, alla Mersa oppure a... così, bravo, mamma mia. Va bene, allora, quindi Michelangelo era una sorta di star di quei tempi, ma una superstar. Se fosse nato oggi avrebbe avuto più follower di Chiara Ferragni, sicuramente più follower. Si sarebbe menato in qualche trasmissione, tipo che ne so, con Mughini e Sgarbi. Si sarebbe messo sotto il braccio anche a quello, allo scultore Corona, Mauro Corona. Quindi, insomma, forse è proprio un antenato di Mauro Corona. Michelangelo, allora, se voi guardate una roccia, Terlizzese, se tu guardi una roccia, cosa vedi? Una roccia. Una pietra. Invece, chiaramente, Michelangelo non vedeva cose animate in oggetti inanimati. Riusciva a vedere, a penetrare, pareva vedere che teneva lecchi alla Superman, i raggi X. Magari era davvero uno così in casa. Sai quanti soldi risparmiavi in radiografie? Ma dici, Michelangelo, faccio male addosso, dici costè. Non stai nulla, dopo. Vabbè. Allora, in realtà, Michelangelo aveva iniziato questo suo amore verso gli oggetti inanimati e quindi la scultura perché il marito della sua balia era un tagliapietre, mentre il marito della balia mia, che non ho avuto, era un taglia all'art. Sapete cos'è un taglia all'art? Esagera e dice anche bugie. Va bene. E quindi maneggiava i chiangoni con cura. Quindi quando Michelangelo era bambino, giocavo con questi chiangoni, tutti di forme simili agli occhi degli altri. Allora prendeva una pietra e dice: che bello, che cos'è? Questo è un cane, bello. E questo che è uguale? Un leone. E questo un goggione. Goggione il pesce che si mette nel ciamo. Cioè lui solo vedeva queste forme all'interno, l'anima delle cose. È filosofico. Va bene, insomma, a 6 anni a Firenze quindi andò con suo padre e fu subito preso. Rimasi così a bocca aperta, alla sciascia bocca si dice, guardando tutte le opere d'arte. Una telefonata, pronto? Pronto. Ciao Jackie. Da Paolo del Colle. Ciao Jackie. Ciao. Allora, Michelangelo è stato, anche per ricordarlo, messo su una moneta a 500 lire sì. Nel 1975. Ah, sì, bravo. Era il divino artista, era. L'hai mai visto lo sceneggiato che fece tanti anni fa la Rai, che poi ha riproposto Super Quark? Ho detto sceneggiato, proprio questo termine. Mo mi esce la scritta, come ho detto sceneggiato? Mi esce la scritta boomer. Mamma mia, sceneggiato. Fiction si chiama. Fiction. Mia madre dice: oggi avete un sceneggiato, parai un... Madonna, fate qualche sceneggiato su Patele Bar. Così. Beh, allora. E poi, vabbè, Svulsco abbiamo detto, uno sporcaccione proprio. Certo. Conosci qualche sinonimo o conosci qualche Svulsco che facciamo prima?
Non si può dire alla radio, troppo sporco. In questo senso è sporco, però alle volte noi lo usiamo anche per dire una persona che non è un granché da un punto di vista morale, no? Ah, sì, sì, anche quello. Anche ha una quello, duplice, è vero, duplice significato. Vabbè, è l'embocius, caro, stona a palo del collo, l'embocius. Sì, sai quando è stona? Ma... in un secondo, si incomincia Terlizzese ha fatto, perché Terlizzese è di palo del collo, ma vi conoscete tu? Lo so, tu? Lo so, lo conosco. Ah, vi conoscete? Sì, sì, lo conosco. Ma magari ci pensiamo, dicendo proprio Cudio non bocciù, proprio Cudio non bocciù, Terlizzese che viene da Palo del Col. No, no, è bravo. Tranquillo, è tranquillo. Bravo Agnò, capoclasse, sta sostituendo De Sandi. E diciamo che, beh, insomma, non spero, beh, gli diamo fiducia a Terlizzese. Ogni tanto a Gonnell, bravo, ma. No, qualche... è una buona famiglia i Terlizzese, a parte. Bene così, meglio così, va bene, va bene. Buon mercoledì, ciao a te, a tutti. Ciao Jackie, grazie. Insomma, Michelangelo per tavola peto pare. bravo, bellissimo. Madonna, com'è bello il dialetto nostro. Madonna, rispettatelo il dialetto nostro, non lo sottovalutate, che è importante. Oh, quindi a 6 anni andò a Firenze a vedere le opere d'arte e fu praticamente sconvolto, rimase così. Madonna, ci è do, fece Michelangelo, proprio così disse. Madonna, ci è do, capito? A mio padre invece, tra l'altro, anche ha una cosa in comune. A 6 anni non lo portarono a vedere le opere d'arte, ma lo portarono, il nonno lo portò al mercato del pesce. E lui rimase, ecco perché è drogato di frutti di mare, mio padre, per quello. Infatti il canolicchio gli sembrava il campanile 18 in miniatura. Vabbè, queste sono cose private che potrei non dirvi, però ve le dico già, visto che a 13 anni, nonostante non fosse stato incoraggiato, entrò a far parte appunto delle botteghe più rinomate, tra cui quella del Ghirlandaio, e lì conobbe a Firenze conobbe Lorenzo de Medici e divenne una star dei tempi, Michelangelo. Però per evitare, sono la piccola Chiara. Ah, mo la fa entrare così proprio. Grande mente del Rinascimento? Sì. Chi odia? Io sono molto più brava di Michelangelo. Sì, che hai fatto? Altro che affreschi. Sì. Io ho sempre sfornato roba fresh. Tutti la capa fresh. E poi altro che pietà. Io lo sto scolpendo il tempo. Passerò alla storia come la più grande influencer dei influencer dell'influencer di ogni tempo. Io sono ghiaccio. Ice. No, ice, non dite ice, Agonnella. Io sono la luce. Light. I am the only one. Bye bye. Ma perché? Ma vedi, ma cioè, buongiorno, capito? Professore, sono Giusy. Io non so da dove derivino queste parole enzvus e mbacchus. Sì. Però ecco, a me suonano anche molto inglesi, perché c'è un termine inglese che è impeachment, che mi ricorda molto l'essere imbecius. Ce l'ho scritto, giusto? Ma comunque sinonimo di imbecius nella mia famiglia è sparambit, oppure cudete nella guerra gap, che è un termine che noi utilizziamo spesso, soprattutto per appellare i ragazzini nell'età, i discoli, e diciamo proprio cudete nella guerra gap. Per quanto riguarda invece il termine zvus, sì, anche qui c'è questa inflessione inglese, perché da noi si dice che è una lord, no? E anche lord mi dà giustamente un termine che non ha niente a che fare con il fatto di essere puliti o meno. Certo. Un abbraccio, ciao ciao. Ti adoro Giusy, ti adoro, bellissime queste chicche. Infatti hai detto, mi hai anticipato, impeachment, cioè la messa in stato di accusa, e deriva dal latino medievale impetere, cioè accusarsi, capito? Accusare. Ma no, e poi l'embocciuse, lo sappiamo, è l'attaccabrighe, quindi, che poi tra l'altro si mette negli impicci, quindi la parola piccio. Dovete sapere che ho scoperto che la picca è un'arma puntita, quindi è la metafora del puntiglio, e piccoso significa cocciuto, puntiglioso. Può essere che nel corso del tempo l'etimologia della parola abbia avuto delle diversità, diciamo, linguistiche. Dal latino impedicare invece è ciò che ti ferma i piedi, capito? Quindi invece un zavus è facile, da sebo, il sebo è il grasso, lo sporco, quindi insevoso è diventato un zavus. Comunque l'intonazione, l'inflessione inglese e anglosassone, cioè sia per impeachment che per un zavus. Pubblicità. Così ti impari in me. E giù il chio. Nelle case degli italiani la qualità dei prodotti è in pericolo per colpa di cattivo gusto. E biscrausi. Qualcuno deve prendersi cura di loro. Qualità difesa, che con i prodotti Selex rende la qualità accessibile a tutti. Selezioniamo i migliori produttori italiani e garantiamo così prodotti buoni, sostenibili e sempre convenienti. Per noi di Selex la qualità è tutto, nei migliori supermercati e anche online.
Selex non racconta storie. Così ti impari me. E giù il chiodo. Bene, riprendiamo il bentornati, stiamo parlando. Ehi, mi raccomando, ehi, giovani, ehi, forza, a posto? Le mani di olio di focaccia, pulitele, che non è che... Solo se avete mani sporche di marmo significa che siete andati a fare qualche scultura. Allora, quella ve la permetto, visto che stiamo parlando di Michelangelo, il grande, grandissimo... Maestro, posso andare alla toilette? Ma scusa, fino a mo, dove non potevi andare adesso, scusa? Ma è una cosa tremenda, veramente. Stavamo parlando che durante l'esperienza romana, perché Firenze era diventato un posto quasi invivibile, andò a Roma Michelangelo e uno dei suoi grandi capolavori è appunto la Pietà, cioè la Vergine con Gesù morto tra le braccia. Mio cugino pure, che è stato scultore di grido, nel senso che quando ha provato a fare la Pietà, la copia della Pietà, faceva proprio Pietà la storia, è uno scultore di grido, nel senso che shit nu grida vattin, come dicevano i nostri antenati. Come la vedi? Madonna me, c'è casa aftenari vattin, vabbè. Dopo, di ritorno, a proposito, che Michelangelo non è che fu soltanto scultore e pittore, ma fu anche poeta, scrisse i madrigali e i sonetti da canzone francese, 14 versi, composizione metrica, il sonetto, oh, che bello. E magari andateli a cercare perché sono abbastanza interessanti. Nel 1501 Mba Michelangelo tornò a Firenze e in un giardino, nel giardino della cattedrale, vide questo sorto di mambrone, che era un pezzo di pietra, di marmo, di 6 metri d'altezza, praticamente da giù al secondo piano. Ok. Vide questo, è conosciuto da tutti con il nomignolo, questo pezzo di gigante, ma nessuno aveva osato metterci mano, ma Michelangelo, che appunto aveva i suoi famosi raggi X, dentro ci vedeva intrappolata una figura leggendaria, quella del David, il pastorello che uccise con una fionda il gigante Golia. Madonna. Ehi Davide, ehi ciao Slano, senti, allora io ho scritto una lettera... anonima alla crocifissa, signor di Rimbetti. La sua scritta c'era su scazzato sotto la porta. Con scritto: ehi, a te, non ti permetto di disturbare a mio nipote. Capì? Cazzi, qued non chiam più. Oh, le cose, dimmele in faccia. Firmato un'amica. Ma. Ghetta, fa capire a forza che sono stati... È normale che ho capito. Non mi interessa. Io se non faccio come Michelangeli, non guardo in faccia più a nessuno e prendo a tutti. A chi trovo tu davanti. Uomini, animali e sculture. Oh, a tutta la sculture per le cose deve essere fatto il rapporto, è bello quando è trasparente. Quando il rapporto trasparento. È trasparente, le cose vanno da sé, vanno bene. Capito? Questo è un fatto. L'altro fatto invece è questo. Che praticamente non si è fatto ricordare, che il nonno, quando era giovane e fece il militare a Roma, Junker, il mondo arcot, come si chiama, gli ha venduto una statua piccina alla piccina che dice che aveva fatto Michelangelo. La pago picco, è un'offerta che ti fece questo pronipote. Ti assicuro che di Michelangelo ti devi fidare di me. Oh non, sì, mi fido. Quando ero, perché la pago 3-4 malari da lei, perché insomma, questa statuetta piccola di Michelangelo, io ce l'ho anche ora, sì, la tengo conservata. E adesso aspettiamo a venderla, che magari, mamma che passa il tempo, cresce. Il valore, sì. No, siccome si è rotta la televisione grande, vorrei sapere da te, secondo te, quanto posso ricavare da questa statua originale Michelangelo? Ce la faccio io a venderla e a comprare una televisione? Nemmeno la radio. Fammi sapere, Lano. Sì. Ciao. No, manca la radio Olin, se quel con le antenne degli anni 80 puoi comprare. Ma poi, scusa, ma come ti... Ma poi, la volete finire questo dissing condominiale? Questa, cioè, poi, la lettera anonima. Come fai a scrivere una lettera anonima? Non solo scrivi nipoto, che sono io, è quella chiave. In più, un'amica. E poi, che fai? Lo dici pure in radio? E in TV? Ma io non lo so, veramente. Ma io... Buongiorno, signor Da. Hai visto? Scusate, sono crocifissa. Sono crocifissa. La signor Girimbetta. Sì, usapici, sì. Voleva stirne così, non vi voglio rompere le scarpe. Ma le rompo. Lungi da me, questo. Lungi. Ma vostra nonna mi sa, che stavolta ci ha messo di nuovo lo zampino. Perché? Che ha fatto? Praticamente mi è arrivata una lettera anonima, scaffata da sotto la porta. Non è stata scritto, non disturbare mio nipote, scritto, firmato un'amica. Per tutti gli amiche, non è tempo. E secondo, non c'ho
non conosco nessuna amica con un nipote che io chiamo. L'unica che chiami a voi perché vostra nonna mi fa uscire pazza. Allora, questa, io vi voglio dire una cosa, sì, signor Pato. Andremo a finire mano un avvocato. Va bene? Va bene? Sì. Ditela a vostra nonna. Non mettesse più lettere anonime, che io proprio... Madonna, mi è venuto una cosa al cuore. Stavo rischiando, signor Taft. Magari. Ho misurato la pressione e a 350 la pressione. E va bene? Non ce la faccio più. Poi, sapete che altro ha fatto vostra nonna? Che è andata a dire alla vedova del terzo piano. È andata a dire che io, io che fa... metto il sapone sul pianerò per farla scivolare. Addirittura. Ma stiamo scherzando. E che la sto di mezzo culo. Io devo consumare il sapone. Già. Già non un accatto mai. Io lo dirò all'amministratore. Va bene? Sì. Ma ciao, signor Dab. Signor Dab, mi dispiace. Sì. Se vi metto sempre in mezzo. Ma io voglio dire che vostra non la sopporto più. Vabbè. No, ragazzi, io non ne esco più. Cioè, allora, due sono le cose, Gonnella. O non le facciamo parlare più, Gonnella, oppure, cioè, non so, tu ti stai appassionando. Terlizzese, vedo che ti stai appassionando a questa faida condominiale, È una cosa incredibile. Vabbè, comunque, va bene. Vi dicevo che mentre... Dopo 3 anni quest'opera fu compiuta, questa opera colossale, e ci vollero circa 40 uomini per trasportarlo e 4 giorni per condurre la statua in Piazza della Signoria. Oggi, se andate a Firenze, quella che vedete là è una copia. Non sta, quella originale sta da un'altra parte, sempre a Firenze. Per condurlo quindi in Piazza della Signoria, invece, quando sono andato io in viaggio di nozze, no, è bastato dire guarda che sta quel locale dove fanno la Fiorentina, la migliore della Toscana, Pusso Ciuzzu, altro che 4 giorni, ci fa da 2 minuti. Davide quindi nella mano stringe una fionda con la quale lancerà una pietra per ammazzare Golia, il gigante, Upigdon Brom. Così lui prese 6 pietre, ma la prima, infatti se vedete la statua, ce l'ha nascosta nella mano sinistra. Ma voi immaginate se Davide, no, fosse nato, che mi esce bello, fosse nato a Bari, invece di buttare la pietra, avrebbe fatto il famosissimo gioco. Voi lo facevate mai, quello zumbe frisch, zumbe frisch, zumbe frisch. Che ricordi, che ricordi. Ciao Davide, per dire sporco, sì, mi fanno notare nella provincia di Brindisi si usa dire Müst. Müst. Che non so da dove derivi. Non tedesco. So se tu lo sai. Grazie, grazie. Sembra abbastanza tedesco questa cosa. Vabbè. Zumbus, ovvero Kien de Scazzina. Oh, ragazzi, no, vi prego, vi prego, questa me la fai risentire? Zeus, ovvero Kien de Scazzina. Belli. Ragazzi, voi siete una classe, io vi critico, voi e questa classe virtuale, però escluso Gonnella, gli altri veramente sono tutti, diciamo, simpatici. Gonnella, ma perché? Mi togli una curiosità. Perché? Ma cosa ti ha ispirato a mettere Ice Ice Baby? Che però alla fine mi piace. Ma addirittura l'entrata gli è data la piccola Chiara, Madonna, sa. Bellissimo. Ormai non ne posso fare a meno, Ciao ragazzi, sono Francesco da Andria. Beh, anche ad Andria si usa a dire Mbaceus, uno che si impiccia, infatti che non si deve impicciare. Certo. Ovvero non si deve intromettere. Nzeus, uno che è sporco. Si dice una codenza veus o una codenza cius, si usa a dire. Sto notando una cosa, che fra i due dialetti, quello mio andriese e quello barese, sì, molti termini sono simili. Sì, ok, ciao. Grazie. Sì, vabbè, siamo a pochi decine di chilometri di distanza, i dialetti, sai, magari alle volte sì, ci sono dei vocaboli diversi, ma sono rari. Alla fine è l'inflessione che cambia. Ad esempio, io dico Zveus, che sono di Bari, tu dici Zveus, quindi fai più, sarai più, la tua muscolatura qua sotto al corpo le più allenate della mia, perché quindi si muove così e ci è The Mask, il dialetto di The Mask, bellissimo. Io lo adoro questo tipo di dialetto. Poi ho fatto il militare. Professor, sono Didello, lascia stare a Gonnella, se no domani il chiuso sotto la sedia ti metto. Hai visto? Me. Lui è a capo di una BB gang, Gonnella, ma c'è, almeno nonna Giovanna è stata pacifica, Cosimo vuole mettere i chiodi.
il cendrum, no, ehi, devo stare attento quando mi siedo. Domani continuiamo con Michelangelo, ci vediamo, mi raccomando. Ah, il chiodo mi avete messo, no, ehi, non fate scherzi, a domani. Così ti impari, oxitamba. Come disse un vecchio saggio di Atene, così ti impari. Ma dai, Socrate lo dice. Così ti impari, oxitamba. Così ti impari, oxitamba. Quante cose scopriremo insieme su Telepari. Veramente, sciacchio. Se Pirandello fosse nato in via Manzoni, se i meteoriti fossero piccoli chiangoni, così ti impari, su Telepari. Se Ulisse avesse fatto tappa pure in Puglia e avesse fatto innamorare una di Genie, così ti impari, su Radio Bari. In TV, in radio e sui social. E su Elchio. Questo programma è offerto da Supermercati Doc e Famila Superstore. Rendiamo accessibile la spesa di grande qualità. Nelle case degli italiani la qualità dei prodotti è in pericolo per colpa di cattivo gusto. E biscrausi. Qualcuno deve prendersi cura di loro. Qualità Difesa, che con i prodotti Selex rende la qualità accessibile a tutti. Selezioniamo i migliori produttori italiani e garantiamo così prodotti buoni, sostenibili e sempre convenienti. Per noi di Selex la qualità è tutto, nei migliori supermercati e anche online. Selex non racconta storie.